Bentornati nel canale ufficiale YouTube di EGPU.it. In questo video faremo una recensione di Akiteo Node Pro, una delle soluzioni più apprezzate del mercato, accoppiato con una nuovissima Radeon RX 590. Una scheda video di fascia medio-alta, appena rilasciata, che si adatta molto bene a soluzioni del genere e può incrementare le prestazioni dei nostri portatili o piccoli computer grazie alle schede video esterne di parecchio. Vedremo i risultati nel video. Evitiamo i fermi. Ci centro il buco, ecco qua. Apriamo la fascetta per poter prendere i cavi di alimentazione. Questa scheda richiede, almeno in questa versione della Sapphire Nitro Plus overclockata, richiede un 6 pin di alimentazione e un 8 pin. Ecco qua. Queste sono ovviamente le uscite video della nostra scheda. E invece qua abbiamo delle porte che sono incluse in Akiteo Node Pro. Due porte Thunderbolt, una ovviamente verrà usata per la connessione al computer, mentre l'altra è ausiliaria per poter connettere a cascata un'altra periferica. È sconsigliabile mettere a catena periferiche Thunderbolt se c'è una scheda video, perché saturerebbe tutta la banda, però può essere molto comodo anche per connettere un hub USB-C, come faremo infatti, per avere magari più porte, un disco esterno, una porta di rete, tutto connesso direttamente alle GPU, un po' come succede con Mantis Venus, che già di suo ha tutte queste porte. Infine, questa uscita DisplayPort va usata solamente nel caso non mettiate una scheda video all'interno del box, perché se connettete qua il vostro monitor, passa attraverso il computer, dunque la scheda video non viene usata direttamente, questo comporta la solita perdita di prestazioni di cui abbiamo parlato varie volte. Dunque i monitor vanno connessi direttamente qua. Akiteo Node fa la sua bella figura sulla scrivania anche grazie alla scheda video che abbiamo inserito, e qua c'è l'hub USB-C della Sateci che abbiamo connesso a cascata nella seconda porta Thunderbolt. Una volta avviato il sistema operativo, le ventole risultano ferme perché è gestito in modo autonomo. L'hub USB-C è stato correttamente rilevato. Infatti tutte le periferiche e la rete sono funzionanti e infine il computer risulta alimentato. Akiteo Node Pro può infatti portare fino a 60 W di alimentazione al computer, più che sufficiente per la maggior parte delle configurazioni e situazioni. Anche un MacBook Pro 15 pollici, che richiede generalmente fino a 87 W, non dovrebbe avere problemi, perché tutto il carico di scheda video, dunque della sua alimentazione, sono di Akiteo Node Pro e non vengono richieste al componente interno del computer. Il sistema operativo, in questo caso macOS Mojave 10.14.2, vedono la scheda come una generica Radeon Polaris. Questo non è assolutamente un problema, infatti manca solo l'identificatore della scheda video al momento, che probabilmente arriverà con la prossima versione del sistema. Dai nostri test la scheda video funziona in modo egregio,
anche con un vecchio benchmark come Valley, che essendo OpenGL non sfrutta assolutamente le nuove tecnologie di macOS. Le ventole hanno iniziato adesso a muoversi e lo faranno in modo dinamico. Akito Node Pro si presenta come una ottima soluzione GPU, un case solido e compatto, una cura di dettagli incredibile come la presenza di una maniglia forse superficiale per il trasporto, molto pratico a lavorare al suo interno grazie a schermature, elementi gestibili a mano e fascette già installate nel case, è dinamica perché è possibile connettere un hub USB-C esterno e trasformarla in una dockstation, un po' come Mantis Venus. Alimenta il computer e ovviamente offre prestazioni incredibili grazie alla scheda video che va inserita al suo interno. Non è difficile raggiungere prestazioni anche 10 volte superiori all'integrata del portatile. Tutte queste cose fanno di Akito Node Pro forse il miglior compromesso e il più dinamico sul mercato al momento. L'unico difetto, e non è proprio piccolo, è la rumorosità della ventola del case. Non parlo della scheda video, ma proprio del case di Akito Node Pro. Infatti questo è sempre in funzione, anche a riposo. È possibile, poi vedremo sul forum, come attenuare il problema e anche risolverlo. Vi invito a venire sul nostro sito, a leggere la recensione completa con relativi test, a iscrivervi al canale Telegram, e ovviamente qua su YouTube, e anche a cliccare la campanella in modo da essere sempre avvisati quando pubblichiamo un nuovo video. Ci vediamo presto con altri test e novità dal mondo delle schede video esterne. Ciao!